C'è anche Rimini tra le città coinvolte nell'operazione dei NAS di Torino, che ha smantellato un vasto giro di sostanze dopanti e anabolizzanti con legami commerciali anche all'estero. 3 arresti, 12 denunce e 38 perquisizioni a seguito delle indagini coordinate dalla Procura piemontese per traffico di sostanze dopanti con epicentro nel Pinerolese. I militari del NAS, nell'ambito dell'operazione Davide e Golia, hanno dato esecuzione alle misure cautelari domiciliari in diverse località italiane, coinvolta anche Rimini, dove è stata rintracciata una persona informata sui fatti che non è stata però arrestata. Le indagini sono partite nel 2019 a seguito di un sequestro di farmaci anabolizzanti come steroidi a base di oxandrolone, stanozololo e metenolone, rinvenuti in possesso di un soggetto gravitante nel mondo del culturismo, impiegati dallo stesso in funzione di alcuni concorsi agonistici del settore. Nei confronti dei 3 principali indagati, i reati ipotizzati sono quelli di utilizzo, somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ed esercizio abusivo della professione medica. A seguito delle perquisizioni eseguite dai militari, sono state denunciate in stato di libertà altre 12 persone per possesso di sostanze non commercializzabili sul territorio nazionale, per detenzione di stupefacenti, nandrolone e per averne fatto uso in funzione di gare agonistiche. Ingenti le sostanze sequestrate nel corso dell'operazione. Il materiale avrebbe permesso un ricavo di 15.000 euro all'anno da parte dei 3 principali indagati, attualmente finiti agli arresti domiciliari.